Buongiorno a tutti, è il 16 luglio, è mezzogiorno, ci vediamo quest'oggi in un orario abbastanza inconsueto, ma sarà un lunedì piuttosto impegnativo per me di riunioni e incontri qui a Milano e quindi non riuscivo in nessun modo a essere online in un orario più consueto, né quello delle 14:30 che utilizziamo di solito, né quello delle 17 che in genere è riservato al fine settimana e così devo dire anche di non essere in grado purtroppo in questo momento di dirvi a che ora andrò in onda online domani perché domani rientriamo in aula e quindi dipenderà molto da come i voti saranno collocati durante la giornata e quindi non so esattamente come andrà. Non escludo tra l'altro di fare la diretta appunto da uno dei salottini della camera, insomma, di trovarmi un angolino per raccontarvi come stanno andando le cose appunto a Montecitorio. In ogni caso, qualsiasi sia l'orario in cui ci vediamo, sapete che queste dirette poi alla fine restano sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook o su YouTube in forma di video e quindi anche se magari non siete in diretta quest'oggi, dato l'orario particolare, c'è sempre modo di recuperare. Io vi ricordo naturalmente di pigiare la freccetta che vedete lì dove c'è scritto condividi, in modo tale da condividere la diretta e diciamo acchiappare altri amici online che possano seguire questo nostro collegamento, oppure naturalmente sempre condividere il video in modo tale che possa essere visto più tardi. Bene così. E quindi buona giornata a tutti, buona settimana. Ci siamo lasciati ieri pochi minuti prima dell'inizio della finale dei campionati mondiali di calcio, vinta alla fine dai nostri cugini francesi. Si sa, come raccontava la canzone di Paolo Conte, i francesi si incazzano quando vincono gli italiani, un pochino anche gli italiani si incazzano quando vincono i francesi, ma effettivamente sono stati molto bravi. E poi volete mettere la gioia inconsulta di poter vedere Salvini, a parte il fatto, vederlo circondato da ex calciatori di tutti, diciamo, di tutte le etnie e quindi costretto a vedere la partita insieme a calciatori non bianchissimi, il che non gli avrà fatto piacere, e poi vederlo un po' schiattare, non tanto per ragioni, diciamo, politiche, è che, insomma, alla fin fine l'impressione che fosse andato sostanzialmente lì a fare il tifo per quelli bianchi. Ora, io ho tifato Croazia per tutte altre ragioni che vi ho spiegato ieri e comunque sono stato contento che le prime tre squadre e mezzo che sono arrivate, insomma, le prime quattro sono tutte squadre dell'Unione Europea e quindi, essendo io uno che si sente molto parte dell'Unione Europea, sono stato contento. E devo dire però che ieri riflettevo poi dopo la partita che vige sempre un po' una doppia morale in Italia, no? Perché poi abbiamo scherzato su questa cosa, insomma, abbiamo scherzato fino a un certo punto su questa cosa di Salvini che andava a tifare per la squadra monoetnica e a gufare per la strada, per la squadra diciamo, plurietnica, per la squadra con le differenze. Ma io poi mi chiedevo ieri, ma pensiamoci bene, l'Italia non giocava. La delega allo sport non è di Salvini perché c'è Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha la delega allo sport. Allora ci si chiede, ma Salvini, benedetti Dio, che cavolo c'è andato a fare a Mosca? E soprattutto, come c'è andato? A spese di chi? Ora io la metto un po' a ridere perché questo tipo di ragionamenti non mi piace mai, però non posso non ricordare delle grandissime polemiche che ci furono quando Renzi andò a New York a vedere la finale, ricordate, del torneo di tennis del US Open con la Vinci e la Pennetta, due italiane in finale per la prima volta in un torneo del Grande Slam, insomma una cosa trionfale, e l'allora Presidente del Consiglio giustamente andò a rappresentare l'Italia in quella situazione. E le polemiche furono molteplici, Salvini stesso non ci privò di uno dei suoi tweet con le ruspe dicendo che perché Renzi è andato a New York. Ora la domanda sorge spontanea, come diceva il saggio, ci si chiede appunto in questo caso, non essendoci l'Italia a giocare, non avendo Salvini nessuna responsabilità circa i fenomeni sportivi, perché c'è un suo collega di governo e di partito che se ne occupa, viene da chiedergli soltanto, come dire, per condizione di reciprocità, che cosa cavolo ci sia andato a fare lui e soprattutto con quali costi per il contribuente italiano, perché essendo lui il
ministro degli esteri, salvo appunto che non abbia una responsabilità per la preservazione della purezza etnica, diciamo, degli italiani, e quindi dovesse fare, come dire, una sorta di testimonianza contro le differenze e la multietnicità dei francesi, davvero non si capisce cosa diavolo ci sia andato a fare. E quindi sarebbe carino, più o meno, almeno per coerenza, che appunto qualcuno ci facesse sapere qualcosa, e magari utilizzeremo gli strumenti che l'opposizione parlamentare ha anche per saperne di più. Ma sempre a proposito di doppie morali, ve ne voglio raccontare un'altra, perché noi del PD siamo stati spesso fatti oggetto di campagne di comunicazione, soprattutto online, particolarmente severe. Sapete che noi politici incontriamo moltissime persone e molto spesso ci viene chiesto di fare delle fotografie. Ora, ovviamente non è che possiamo sempre chiedere a tutti o sapere esattamente con chi vieni fotografato, però quando è successo a persone del PD, questo ha sollevato le più grandi proteste, ci è stato dato del mafioso, del corrotto, a tanti di noi. A me non è capitato particolarmente, ma insomma a molti miei colleghi sì. E oggi che cosa succede? Che a Palermo viene arrestato il cassiere della mafia, tale Giuseppe Corona, il quale appunto sembrava il cassiere di un bar lì a Palermo, invece viene accusato di essere, diciamo, un pezzo grosso della mafia. E chi c'è nelle sue foto nel bar di questo, appunto, di questa persona arrestata e perseguita dalla magistratura? Una bella foto con Di Maio e con Cancelleri, appunto, cassiere della mafia e fotografia. Ora, noi, ripeto, io super garantista, per carità, mancherebbe altro, e vorrei non dover utilizzare questi strumenti, però devo dire che la foto è imbarazzante e che mi piacerebbe chiedere a tutti quei signori, quei soggetti, signori e signore che popolano Facebook, che sono sempre pronti ad aggredire, che cosa ne pensino di questa foto, perché sarebbe molto bello, insomma, che in realtà fossimo tutti un pochino più prudenti e che avessimo un dibattito politico meno, diciamo, meno cruento e meno legato al sospetto. Ma questi sono i tempi, e quindi, sebbene io appunto poi alla fine sia contento che questa foto non ha fatto più rumore di tanto, però mi viene da ricordarmi di quale trattamento alcuni dei miei colleghi sono stati fatti oggetto, e mi viene da dire: recuperiamo una civiltà dei rapporti che va bene così. Ok, detto questo, piccola riflessione sulla doppia morale che vige in Italia. Avete letto, in questi giorni continuano a esserci grandi polemiche sul famoso decreto Di Maio, lo chiamano dignità, ma con la dignità non ha nulla a che fare, per la famosa manina, per il famoso numero degli 8.000 possibili nuovi disoccupati ai sensi, diciamo, una volta che le norme di questo decreto saranno entrate definitivamente in vigore. E adesso si parla di far fuori il presidente dell'INPS, di far fuori il ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco. In realtà il tema, io penso che Tito Boeri, presidente dell'INPS, abbia detto una cosa molto giusta, che i dati non si fanno intimidire, e quello che quel decreto dice, cioè un irrigidimento dei contratti a tempo determinato, un aumento dei costi e delle sanzioni per lo scioglimento dei contratti a tempo indeterminato, in realtà giustifica precisamente quel dato, che mi sembra anche un dato piuttosto prudenziale. E alla fine le cose stanno veramente così. E poi viene sempre in mente il fatto che quei dati erano contenuti in una relazione tecnica che evidentemente nessuno nel ministero di Di Maio ha letto, no? Perché poi il dato era lì, poi si urla e si grida alla manina successivamente, ma ci si dimentica che la relazione tecnica, prima di essere pubblicata, viene evidentemente trasmessa al ministero, che dovrebbe leggerla, e in questo caso questo non è successo. Quindi cosa si fa? Si attaccano personaggi anche di grande rilievo come Tito Boeri, come Daniele Franco, forse anche per coprire una tensione politica che c'è nel governo, perché è evidente che il ruolo di Giovanni Tria, il ministro dell'economia, che finora ha, come dire, in un certo senso
sempre dato indicazioni di grande prudenza, ricordando che la tenuta dei nostri conti pubblici e la fiducia dei mercati sono una componente essenziale della salute pubblica del nostro paese, perché ricordiamo sempre che da quando questo governo è in carica lo spread è sostanzialmente raddoppiato, il che significa che ci sono miliardi aggiuntivi di interessi da pagare sul nostro debito pubblico ed è evidente che ove mai ci fossero, pensate, saltasse il ragioniere generale dello Stato poche settimane prima di dover mettere mano alle linee di politica economica del governo, è evidente che questo sarebbe un messaggio dato ai mercati molto preoccupanti e questo potrebbe poi dar luogo a un ulteriore aumento dello spread. La verità è che il governo non ha appunto accordo su molte cose e ha fatto una lista di promesse lunghissima, perché qui c'è appunto, ricordate sempre cosa diceva Salvini nel primo Consiglio dei Ministri, elimineremo la legge Fornero. Ora di Consigli dei Ministri se ne sono fatti almeno una dozzina e la legge Fornero è saldamente al suo posto. Di flat tax non se ne parla, il reddito di cittadinanza è desaparecido, quindi non è su nessuno schermo radar e prima o poi bisognerà che il governo renda conto a coloro che hanno dato loro fiducia, che hanno dato fiducia alla Lega, al Movimento 5 Stelle. Ed è chiaro che Tria è in un punto di grande frizione, di grande difficoltà, perché da un lato ha i mercati e ha la necessità di tenere i nostri conti in ordine, dall'altro c'è una lista di Babbo Natale che è arrivata in Lapponia, che evidentemente costa una montagna di soldi e quindi durerà, no, quanto potrà durare la manfrina sull'immigrazione? Perché poi Salvini appunto butta fumo negli occhi all'opinione pubblica con la vicenda dei migranti e tenendo in scacco e mettendo a rischio la vita di qualche centinaio di disperati che arrivano dall'Africa, ma la verità è che questa strategia del fumo negli occhi prima o poi finirà. Adesso è venuta fuori la notizia che Salvini ha preso un impegno d'onore con i fabbricanti d'armi per impegnarsi con loro per non limitare in nessun modo l'utilizzazione di armi o di limitare il possesso delle armi. Anzi, sappiamo bene che la Lega probabilmente lancerà tra poco un'ulteriore campagna sulla detenzione di armi, sulla possibilità di utilizzarle, sulla legittima difesa, sul fatto che si possa sparare un po' qui e lì. L'esperienza di altri paesi è pessima, noi sappiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, si sta formando anche un grande movimento proprio contro le armi, perché negli Stati Uniti, dove la Costituzione addirittura garantisce il libero possesso delle armi, si spara moltissimo, si spara nelle scuole, e c'è un movimento di opinione che sta crescendo, soprattutto tra i giovani, sempre di più, per chiedere una limitazione delle armi. Noi facciamo esattamente il contrario. Rincorrendo un personaggio ambiguo e pericoloso come Donald Trump, che secondo me non ha contezza di quello che dice. Adesso l'ultima cosa che ha detto, sapete che l'Unione Europea è una nemica degli Stati Uniti. Ora, diciamo, l'alleanza atlantica ormai è talmente antica e radicata che sono parole veramente in libertà. Io devo dire, ho letto appunto i resoconti della visita di Trump nel Regno Unito e non stupisce appunto che la regina sia rimasta sola a doverlo incontrare perché nessuno della sua famiglia ha voluto partecipare all'incontro. Pare Nicola Sturgeon, la primo ministro scozzese, piuttosto non ha voluto incontrare Trump e giustamente è andata al Pride. Lì in Scozia, Trump addirittura ha detto a Theresa May che la Gran Bretagna e il Regno Unito dovrebbe fare causa all'Unione Europea, ci si chiede anche davanti a quale corte. Ma insomma, parole in libertà, e la cosa che preoccupa è che il nostro paese, invece di distaccarsi da questo tipo di politiche lunari, non so come definirle altrimenti, in realtà attraverso personaggi come Salvini e Di Maio sta andando proprio dietro, sta seguendo quelle orme che sono orme pericolose. Io mi fermerei qui. Prima però di farlo e di salutarvi voglio ricordare Franco Mandelli, il papà dell'ematologia italiana, un grande uomo che ha
lavorato per salvare tante vite umane, uno dei fondatori dell'AIL, dell'Associazione Italiana contro le Leucemie. Chiunque abbia avuto a che fare con queste brutte malattie sa quanto quest'uomo sia stato importante. E ogni tanto, appunto, ricordarci che tra tanta mediocrità ci sono anche italiani prestigiosi, importanti, grandi italiani come lui, fa bene al cuore e dispiace doverlo salutare. Io mi fermo qui, invece saluto voi, ricordandovi sempre di provvedere a condividere questa diretta, dandovi appuntamento a un orario non ben definito per domani, ma vi informerò su Facebook, e ringraziandovi come al solito per l'attenzione, ci vediamo presto. Ciao, buona giornata e buona settimana.